passata la prima giornata di prove libere a Las Vegas, io non ho dormito e non si è capito un cazzo. No, scherzo. Le prove libere 1 in realtà sono state abbastanza tragiche. La pista era chiaramente molto sporca, non è che ci si aspettava altro, però ha avuto e continuerà ad avere una bella evoluzione rapida l'asfalto. Nell'FP2 infatti è cambiata parecchio la situazione, perché i piloti hanno trovato sempre più confidenza, infatti c'erano sempre più bandiere gialle ed uscite di pista di qua e là, ma senza gravi conseguenze. Questo però vuol dire che tanti hanno iniziato a spingere un pochettino di più nell'FP2 e quindi hanno portato la macchina sempre più al limite e quindi sempre più vicino alle barriere, che quindi si capisce che avevano più confidenza. Il problema ulteriore che hanno trovato è stata la temperatura. Allora, sin dalla scorsa gara si parlava di pista fredda, che a Las Vegas sarebbe stata una gara fredda, anche l'anno scorso lo era. Forse non si aspettavano una pista così fredda. Guardate qui, nelle libere 1 l'asfalto era di 15-16 gradi, ma già nelle libere 2, le linee praticamente quelle che stanno sotto, l'asfalto era 13 gradi e la pista siamo sui 10-11 gradi. Questo che cosa ha comportato? Che le mescole medie si sono accese, si accendevano dopo 2-3 giri di preparazione, più 3 giri di preparazione che 2, ma i 3 giri devono essere fatti velocemente. Con le soft invece si iniziava a parlare di 2 giri, ma dopo aver fatto tutto il giro veloce, dopo aver quindi spinto, poi dovevano fare quello lento di ricarica per ricaricare la batteria. In realtà poi lo dovevano affondare in maniera molto veloce, quindi c'era una fase di grippo buono, ma poi a un certo punto subito crollava il grip, crollavano le temperature, insomma c'è stato sempre qualche problema di troppo, per cui i giri non è che sono filati proprio lisci come le classiche simulazioni sia di qualifica che di gara. Insomma, c'è stata sempre qualche difficoltà a mettere insieme il giro buono. Chi in questa situazione ci ha sguazzato, ma d'altra parte lo si sapeva, sono state le Mercedes, entrambe le Mercedes, che con temperature basse, se vi ricordate anche dall'inizio dell'anno, si sono sempre comportate meglio rispetto a quando c'è tanto calore in pista. Ma non solo, io ho visto un po' di numeri grezzi dei miei programmini che ho al computer e dai miei valori si vede che c'è una Mercedes che è più carica delle avversarie, e questo va un po' al contrario rispetto alla Ferrari, che invece da FP1 a FP2 ha scaricato l'auto man mano che trovava maggior grip, e Red Bull invece ha scaricato quanto più possibile dalla sua, ma purtroppo ha un parco ali a disposizione sempre molto ridotte rispetto all'avversario, quindi paga sempre questa scarsa efficienza aerodinamica. Ma hanno comunque portato un fondo nuovo, incluso il canale Venturi, che noi possiamo vedere qui in questa foto, e quindi è ancora da sistemare un po' tutto il complesso meccanico unito alla nuova aerodinamica. Quindi ecco perché in realtà dicevo che è tutto un po' da vedere, perché secondo me cambieranno tanto i valori. Red Bull in particolare, loro credevano di affrontare una pista in maniera più sbrigativa, di essere più veloci sin da subito, invece hanno ingranato la marcia un po' in salita. Attualmente al venerdì la scelta di Mercedes per ora sembra pagare, ma Lewis si mette in prima posizione e Russell terzo, e in mezzo c'è una buona McLaren. Se vediamo la sfida tra i primi due del circuito, lo so, sembra un maiale ribaltato, così l'hanno disegnata. Io ho pensato anche di girare il grafico, ma poi è veramente un porcellino, almeno così ribaltato fa sorridere. Insomma, si vede chiaramente che il colore arancione della McLaren è forte nei rettilinei, mentre la Mercedes più carica guadagna in tutte queste fasi di curva, che non ce ne sono molte, ma comunque guadagna qui. Se vediamo la telemetria, la McLaren ha dei picchi di velocità massima in praticamente ogni rettilineo lungo, guardate per esempio prima della curva 5, però guardate anche in alto, questo è il gap, come a un certo punto arriva nelle curve e si alza di colpo.
vi faccio scorrere queste analisi delle curve e in basso, in rosso, ci sono le frenate decise. Come vedete, il rosso è più avanti, cioè sempre nella prima riga, che è quella di Hamilton, mentre la riga sotto, che è quella di Norris, ha sempre un colore rosso, quindi una frenata importante, sempre anticipata rispetto a Lewis. Lo si vede bene anche alla 12, dove stacca prima di Norris, ma una volta finita la curva prende il gas in mano in anticipo, stessa cosa la fa nelle ultime curve e quindi guadagna in uscita di curva. Quindi è sempre un guadagno e una ripresa dell'una e dell'altra. Ora, io credo che Mercedes andrà ad evolvere l'assetto e da questo si capisce perché entrambi i piloti Mercedes sono contenti di questo venerdì, ma sanno che non sarà così per il resto del weekend. Da questo grafico invece si vede il tracollo della Red Bull. Queste sono le velocità massime in assoluto. Red Bull è ultimo e penultimo posto, cioè sono 10 i chilometri orari persi, ovviamente anche con la scia. Però qui è un circuito che, oltre alla forma di porco, ma oltre quindi all'animale, si vedono anche questi rettilinei belli lunghi, quindi è un qualcosa di molto importante, per cui immagino che la notte si rivoluzionerà, la Red Bull la rivoluzionerà l'auto come al solito, e tutti sappiamo che la Red Bull sanno far bene, sanno rivoluzionare bene e portare poi in pista al sabato una buona macchina. Ho seguito Max per entrambe le prove libere e onestamente mi sembrava parecchio rassegnato, aveva un palese problema di grip con le temperature delle gomme, non sapeva come accenderle e sembrava proprio non avesse proprio grip in realtà. Se cambiano la dinamica non so come potrebbe mettersi. Certo è che attualmente i colori blu sono più lenti in tutti e tre i settori della pista e quindi qualcosa per forza deve cambiare. In Ferrari ci si prova a sfidare la McLaren e chi ci riesce è Sainz, ma in realtà perché Carlos ha sfruttato una super scia della macchina che lo precedeva ed è stato ovviamente prontamente detto a Leclerc via radio di questo fatto della scia, quasi a rassegnarlo, e poi perché in tutta la simulazione vediamo che il giro ideale, quindi questi sono tutti e tre i migliori settori messi insieme, a confronto col giro veloce effettuato, mancano all'appello un decimo e tre, quindi c'è ancora ottimo margine di crescita anche per il Monegasco. Detto questo, sembra che la McLaren sia più veloce nelle staccate rispetto a Carlos. Per esempio qui alla 12 Carlos, che è quello della riga sotto, tra la parte che è quella grigia, che è praticamente il cornering, quindi quando si utilizzano entrambi i pedali in contemporanea, che la parte solo rossa del freno, ci sta molto più tempo, quindi ha meno possibilità di accelerare, quindi ha meno verde. Insomma, manca qualcosina per ora, ma mi pare comunque ben messa la Ferrari. Vedremo come si evolverà la situazione al sabato e vedremo comunque di aspettare un giro pulito di Leclerc e con la giusta scia, che ovviamente qui ci deve essere perché in questo contesto è fondamentale. Poi siamo passati ai passi gara, e questo è un capitolo a parte. Tutti hanno provato una gomma media e nessuno per la verità ha messo una hard in entrambe le prove libere. Questo che cosa vuol dire? Perché è una cosa che risalta molto, perché in genere si provano sempre almeno una hard, che la volontà dovrebbe essere quella di fare una gara a due soste, per cui si sono lasciati tutti quanti i team due hard per la domenica. La cosa, non, secondo me, nella programmazione iniziale non doveva essere così grave, ma effettivamente con queste temperature così basse come abbiamo visto prima, 10 gradi, è comparso anche il graining, per cui secondo me c'è un forte timore da parte un po' di tutti i team, e per cui si sono voluti proteggere lasciandosi ben due hard. Se andiamo a vedere il passo gara provato, si nota che in realtà se vai forte all'inizio dello stint, poi la gomma di schianto crolla, ed infatti, sentendo un po' i team radio della simulazione della gara, è stato chiesto ai due ferraristi specialmente un'oculata gestione proprio nei primi giri
delle gomme della simulazione, e questo ha permesso alle due linee rosse e gialle di non innalzarsi troppo coi tempi, come invece è successo per esempio a Piastri e Norris con la linea bianca e arancione, che di colpo è schizzata in alto, molto in alto. Insomma, mi sembra di aver capito che da questo venerdì che la gomma, la temperatura, la preparazione, la gestione in questo caso è fondamentale, specie con queste temperature così basse. Devi proteggere la Pirelli come un neonato. Vediamo cosa ne verrà fuori a sabato e con i vari cambi d'ala e d'assetto, e al prossimo video, ragazzi, che a questo punto sarà quello delle qualifiche, dell'analisi delle qualifiche. Ciao.